stupito Gerson, che ha un piccolo cambiamento di programma. Si connetterà direttamente con il sito di Taubaté e poi illustrerà un sito che sta iniziando a costruire inerente a un GIS in Brasile. Buongiorno a tutti, devo parlare un poco italiano, un poco portoghese. Ringrazio al professore Antonio Dadabo, responsabile per il laboratorio di fotogrammetria architettonica, e al professore Pietro Grimaldi per l'invito a questa giornata. Rappresento il Dipartimento di Architettura dell'Università di Taubaté, Brasile. Il lavoro che presento è il Global Information System, risultato dell'accordo firmato tra le due facoltà. Il GIS è stato svolto con tecniche partilhate fra le due istituzioni, utilizzando applicativi della Google disponibilizzati gratis. Il nostro sistema è disponibile in indirizzo taubaté.unital.br. Il GIS dell'Università di Taubaté contiene informazioni relativi ao departamento e sua ricerca. Questo sono o GIS. Questi sono o nosso campus. Realizado em Google Maps. Bem, questo ponto do sito ha tutte informações de tutti i departamenti dell'università. Devo entrare no departamento de arquitetura como exemplo. In cada departamento temos uma demonstração da planta, da pianta do departamento, onde se pode fazer a misura pelo aluno, estudante. Così come sviluppato per il Politecnico di Bari. Altre informazioni, ricerca del Departamento. Todo o website contém tutte le informações da universidade. Questo mostrando nossa história e
che il Dipartimento Ricerca. Adesso stiamo sviluppando un altro EGIS per un convegno con la città di Pindamonhangaba, la comune di Pindamonhangaba e l'Università di Taubaté, utilizzando tecniche partilhate insieme al laboratorio di fotogrammetria di Bari. Questo è il websito di Pindamonhangaba, contiene informazioni della città, trasferendo al websito della comune, un più lento ma... Lascia lo storico. Sì, grazie. Aqui já uma carta antiga da cidade de Pindamonhangaba, contendo um mapa antigo da data da sua fundação, 1762. Estes são o filme que meu antecessor, Felício, ha parlato aqui. Oggi também stiamo sviluppando insieme a comune locale e il piano regolatore della città di Pindamonhangaba già è finito, ma possiamo mettere in web sito tutte le carte del piano regolatore della nostra città. Con più pazienza per... è finito la mia presentazione e agradezco al professor Dadaba e al professor Grimaldi mais una volta. Grazie per tutto. La reazione è stata cambiata perché avendo la disponibilità di internet si è voluto far vedere, però non sono state fatte vedere alcune cose che diciamo anche forse più interessanti, come tutto il discorso della documentazione e quella possibilità di poter misurare. Aveva cercato di aprirlo, però c'è un discorso di velocità di rete. Questi sono i problemi tecnologici di cui parlava il professor D'Amato nel suo intervento, però questi sono problemi che si superano sia con investimenti diciamo maggiori nell'ambito delle infrastrutture, perché se avessimo avuto una linea a 20 megabyte qui sarebbe stato sicuramente, avremmo avuto una velocità maggiore nella consultazione delle pagine, sia anche una progettazione del sito forse più attenta. Grazie.